dicono tutta scoppa una mazzata che deve fare riflettere. Sì, deve far riflettere. Credevamo di essere, di aver già riflettuto abbastanza dopo Giuliano. Probabilmente ci servirà anche questa per ripartire, per fare il cammino che volevamo fare e che avevamo già intrapreso qualche settimana fa. Dobbiamo ripartire da, evidentemente da quando è arrivato il mister, dalle basi, da concretezza, da compattezza, solidità, che in queste partite sono venute un po' a mancare. Ecco, quindi adesso è una settimana importante, perché comunque la Coppa Italia non la vogliamo snobbare, anzi, vogliamo passare il turno contro un avversario difficile. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Adesso è fondamentale concentrarsi solo e esclusivamente partita dopo partita e riprendersi, perché il campionato è questo, noi non dobbiamo essere questi, e questo è fondamentale. Nei momenti di difficoltà dobbiamo capire come gestire la partita, perché può succedere ancora che non sarai il più brillante, non sarai il più efficace. Poi in quel momento lì dobbiamo avere la furbizia, lucidità di capire la partita come va indirizzata, e adesso non l'abbiamo avuta e le conseguenze sono queste, ci prendiamo atto e niente, dobbiamo trovare solamente le soluzioni col mister e tra di noi. Esattamente come contro il Giuliano, mettiamo il secondo gol, usciamo dalla partita, È una bella domanda. Il mister ci aveva chiesto soprattutto questa cosa qua, perché probabilmente col Giuliano è stata evidente questa cosa qua. Non è nelle nostre corde, secondo me, uscire da una partita, perché aveva dimostrato precedentemente Giuliano di andare sotto e cercare in tutti i modi di riprenderla, comunque di avere la reazione. L'abbiamo avuta più volte, una volta abbiamo recuperato, abbiamo vinto 2-1, una volta abbiamo solo pareggiata, comunque c'è sempre stata una reazione. Queste due partite qui non c'è stata, o perlomeno c'è stata molto meno, e una squadra come noi è un problema non avere una reazione così, perché poi purtroppo in un campionato così lungo succederà ancora che tu andrai in svantaggio, non possiamo andare sempre in vantaggio. E lì dobbiamo capire, dobbiamo avere la forza e di ribaltarla sempre. Adesso è un momento che non ci gira bene, che non stiamo facendo le cose giuste, non siamo compatti, non siamo solidi, non siamo quello che vogliamo essere. E quindi adesso da mercoledì dobbiamo ripartire con una gran voglia di dimostrare quelli che siamo. Enrico, ovviamente il primo gol è stato subito al 16esimo, significa non solo uscire dalla partita, ma non essere mai in partita, un po' la sensazione che non siete stati superati dagli avversari da tutti i punti di vista. Probabilmente la cosa che preoccupa di più è anche l'atteggiamento che avete dimostrato dall'inizio alla fine della partita. Quello che era stata la vostra forza oggi è diventato invece il vostro punto debole. Allora mi chiedo, da leader quale sei, con franchezza, secondo te in questa fase manca anche, ecco, il fattore della completezza dell'organico, cioè pagate gli infortuni, forse un qualcosa che era stato accantonato nei discorsi perché c'erano i risultati, c'erano le prestazioni, e allora si lasciava da parte questo argomento, che invece è stato un filo conduttore anche nel momento in cui sono arrivati i risultati. Secondo te influisce anche questo? Ma guarda, secondo me, purtroppo è vero, abbiamo avuto tanti infortuni in meta, in tutti i reparti praticamente. Non deve essere un alibi. La squadra secondo me è composta da 25, 26, 27, adesso non mi ricordo, in rosa. Tutti i vari giocatori, anzi ottimi, probabilmente se le prestazioni non sono venute a mancare è colpa dei singoli, non è colpa di chi manca. Noi ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità, punto. Gli 11 che vanno in campo, quelli che entrano, quelli in panchina. Non voglio trovare alibi, manca quello, manca quell'altro, perché appunto, come dicevi te, fino a un mese fa è la nostra forza. Non siamo a fine campionato dove le forze sono di meno e quindi ha giocato sempre gli stessi, aveva una rosa ampia, il mister gira sempre, quindi è la nostra anche forza, deve essere la nostra forza. Ovviamente adesso
bisogna ritrovare quella compattezza che aveva un mese fa, quella solidità, quell'umiltà, quella voglia di intraprendere in un certo modo la partita, ecco, questo qua dico.